Non solo sciopero generale. A scendere in piazza a Cagliari, sotto il palazzo del Consiglio regionale, nella giornata internazionale dello studente, per protestare contro un diritto allo studio, anche in Sardegna sempre più sotto attacco, a causa del caro affitti e della carenza di sufficienti borse di studio, anche diverse associazioni universitarie del capoluogo che gridano: non resteremo a guardare. Siamo qua per richiedere che 4.461 idonei non beneficiari delle borse di studio vengano rassicurati al più presto, perché siamo senza casa, senza futuro e senza soldi. Quindi notiamo che i problemi sono le borse di studio, il caro affitti, perché una stanza qua a Cagliari con le spese complessive arriva a 350 euro, le infrastrutture universitarie ogni giorno. Notiamo che ci sono delle notizie sconfortanti. Dita puntate anche verso un diritto alla salute psicologica non adeguatamente tutelato. Ci sono solamente tre psicologi all'Università di Cagliari per 24.700 persone e mai come oggi è un tema cruciale perché rientra all'interno del diritto alla salute e si affianca al diritto all'istruzione. Quindi se non siamo chi non è qua oggi a manifestare è perché non crede nel futuro. Noi ci crediamo e mai come oggi riteniamo che sia importante. Crediamo nel futuro e nella nostra lotta, affermano gli studenti universitari, che in attesa di certezze. Abbiamo ottenuto appoggio dai consiglieri regionali e con loro porteremo avanti l'emendamento nella variazione di bilancio per coprire almeno la prima rata degli studenti idonei non beneficiari. Abbiamo visto l'anno scorso, ci sono stati 3.400 persone idonei non beneficiari che hanno dovuto attendere fino a marzo, quindi quasi 7 mesi dall'inizio dell'anno accademico, e sappiamo benissimo che uno studente non può coprire le spese fino a marzo.